Quest'ora. Ma ti rendi conto? Da stasera la donna più bella d'Italia ha fatto ingresso nella mia casa. Zitta e non urlare. Un tempo avere in casa questo ritratto costituiva un grave indizio per il tribunale dell'Inquisizione. Perché Giulia veniva considerata un'eretica. E beh, io sono una temeraria. Da oggi il pellegrinaggio a fondi si sposterà nella nostra casa. Non esagerare, non esagerare, ti prego. E non osare. Più elegante. Io ti aspettavo alla fermata dello scuolabus, ma non ti ho visto scendere. Continuiamo la lezione. La colonizzazione delle coste meridionali italiane da parte della civiltà greca fu causa per la città di Fondi di influenze elleniche ed etrusche. Dopo la caduta dell'impero romano, Fondi fu flagellata da invasioni barbariche e assoggettata ai bizantini. Fu contea normanda con la famiglia dell'Aquila e nel 1327 fu affidata ai Caetani che le assicurarono prosperità e potenza. Nel XV secolo la contea fu affidata a Prospero Colonna. Maestra, ci parli di Giulia Gonzaga? Era una giovane contessa, dotata di intelligenza acuta e di straordinaria bellezza, la duchessa dalle tante vite. Denotava la forza di una donna che aveva superato la fragilità della natura umana accollandosi tutti i dolori della sua generazione. Maestra, ma era originaria di Fondi? Proveniva da Mantova, ma la sua corte era meta dei più illustri personaggi del Rinascimento. Fu una fortuna per Fondi? Sicuramente. Con Giulia Gonzaga, Fondi conobbe un periodo di grande splendore culturale. Giulia, tu farei parte del gruppo B, notizie sulla corte della duchessa Gonzaga. Prendi contatto con i compagni del tuo gruppo. Arrivederci ragazzi. Motore di ricerca Virgilio, è una scheggia questo computer. Mio padre ha appena potenziato la memoria.
Però si è dimenticato di potenziare la tua di memoria. Sì, trovati 33. Entriamo nel terzo. Giulia era nata nel castello di Mazzuolo, ma la sua data di nascita non risulta in alcuni documenti. È andata sposa nel 1526, a 13 anni. Oh, poverina, così giovane! Si sarà trattato di qualche matrimonio di interesse. Era la donna più bella d'Italia, angelica e provocante, allo stesso tempo femminile, ma tutt'altro che fragile. Era un intellettuale che soffocava sui nemmeni di scuola. Ragazzi, prendete qualcosa da bere? Sì! Perfetto, stacchiamo il collegamento internet e mandiamo tutti in stampa. La mia omonima, che meraviglia! Venite, venite, vedete che ho trovato! Che cos'è? Sono trascorse 2 settimane e non le nascondo che il tutto mi innervosisce. Egregia duchessa, non è semplice per un artista rappresentare tutto ciò che si desidera, poiché la dolcezza del carattere non può essere dipinta, ma deve ugualmente trasparire. L'essere ritratta contrasta con le mie vedute, con i miei principi religiosi. Non discuto, ma sicuramente questo ritratto sarà dono gradito al cardinale Ippolito de' Medici. Senza dubbio. Anzi, il mio vuole essere un gesto di affetto nei suoi confronti ed un segno di ringraziamento per quanto ha fatto per noi tutti durante le dominazioni turche. Sono di passaggio. Proseguirò ora per Itri, prendendo stanza nel convento di San Francesco. Divino! Che lineamenti perfetti! Con quale magia avete fermato sulla tela le doti morali di una fantastica donna, quale la duchessa Gonzaga. Porterò con me questo ritratto, inserendolo nel mio enorme bagaglio, poiché si tratta della cosa che più mi sta a cuore, un dono graditissimo che mi accompagnerà nei viaggi in Germania, Bologna, Roma e Firenze. Il cardinale partì non appena trovò il ritratto e lo portò con sé al palazzo di Roma. Dopo la sua morte, Paolo III se ne impadronì e ne fece omaggio a Francesco I. Sistemato nella collezione di Fontainebleau, scomparve. E non è rimasta nessuna traccia negli inventari dei musei francesi. Ma allora il ritratto che c'è in Germania? Sì. Maestra, io ho visto il ritratto di Giulia Gonzaga, ieri pomeriggio, a casa di Giulia. Non penso che sia possibile una cosa del genere. Comunque, i ritratti sono destinati ai posteri, servono ad illustrare la storia e vengono conservati gelosamente nei musei, poiché sono sinonimo di cultura. Dobbiamo imparare ad apprezzare l'arte, a saperla leggere, ad interpretarla, cogliendone l'essenza. Mi vergogno, questo quadro dovrebbe stare a Firenze. Perché proprio lì? Fa freddo! È lì che lo voleva Ippolito de' Medici. Chiara, sei sempre la solita superficiale. Giulia, sono stato convocato dalla tua scuola oggi. C'è qualcosa che mi devi dire? Non è colpa mia, papà. Te lo giuro, sono stati compagni. Io non volevo scendere in cantina. E non volevo nemmeno aprire il pacco. Cosa? Hai capito bene? Sanno tutto, sanno tutto. Ed è colpa tua. Giulia è curiosa e va bene. È bambina e va bene. Ma tu, perché non hai chiuso a chiave quella porta? Colpa mia, colpa mia. Tu hai voluto comprare quel quadro. Ma se chiudevi quella porta a chiave, non arrivavamo a questa situazione. Che Giulia sapeva queste cose. Colpa della tua presunzione. Vuoi fare sempre bella figura. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché.
Giulia, io e tua madre siamo veramente dispiaciuti che tu ci hai visto litigare, ma ora abbiamo fatto pace e la cosa più importante è che abbiamo deciso di restituire il quadro. Vieni da papà. Ti voglio bene, papà. Tesoro mio. Non roviniamolo. Abbiamo un olio su tela, 183 cm per 83. È una figura a mezzo busto, in posizione eretta, uno sguardo intenso. Serio, misterioso. Ma se tentiamo un giudizio, dobbiamo dire che è sicuramente una crosta. Ma com'è possibile? Io già lo sapevo. Oh no.